Oggi dallo studio 4 della sezione sportiva abbiamo il piacere di avere qui il maratoneta più forte del mondo, l'eroe del giorno, il fenomeno della stagione, Abebe Coringa, sudafricano ma americano, recordman assoluto sui 5.000, sui 10.000, sui 20.000, sui 30.000, sui 40.000, sui 50.000, sui 60.000, sugli 80.000 e maratona. Ebbene, io non saprei cosa dire, hanno già detto tutto di lui, l'uomo diesel l'hanno definito gli americani, il gorilla imprendibile hanno detto i tedeschi, il cigno bianco-nero hanno detto i russi. Pensate, 8 record del mondo consecutivi in 3 mesi. Ebbene, grazie di essere qui, Abebe Coringa. Grazie, voglio dire, io devo firmare il contratto per l'intervista. No, ho contratto, it's a game. Ok. Ci dica, Coringa, lei ancora ha faticato, eppure non si ferma mai. Quale sarà la sua prossima gara, la maratona di New York o la Kinshasa Malindi? Questa è il maratona che sto facendo adesso, sto gareggiando. Io ho fermato per l'intervista e il contratto, però io dopo partirò. Molto velocemente, per favore, fai domanda. Ah, lei sta gareggiando ora, in questo momento, lei è in gara in questo momento, mi sembra di capire. No, sto facendo Stoccolma-Reggio Calabria, è fermato giusto un momento. Fantastico, ma i suoi avversari in questo... dove sono? I suoi avversari dove sono in questo momento? E avversari molto back, come dire tu italiani, dietro. Io ho 230 km di vantaggio, loro ancora molto dietro, però faccio domande, io devo andare, per favore. Ho fretta, sono in gara. Ma che metodo di allenamento adotta per arrivare sempre primo e a queste medie incredibili, a queste velocità assolutamente inumane? Io, dunque, metodo molto semplice, lui precede me, niente. Lui procede me con motocicletta, chiude tutti i bagni sulla strada, sul percorso di maratona. E lui dà a me, how you say in Italy, chiave. Lui dà a me chiave di unico bagno che posso aprire a Reggio Calabria. Allora io, come che devo, ormai dopo 45 minuti, 5 ore, 6 ore di corsa, devo fare pipì. Io l'unica possibilità che ho è aprire il bagno di Reggio Calabria, allora velox, really fast, I go really fast, you know what I mean, like a rocket. Io devo arrivare lì a Reggio Calabria, perché io l'unico bagno tengo lì, devo fare pipì, corri, questo è il nostro metodo, infallibile, funziona. Eh beh, capisco, è sicuramente un allenamento molto originale, ma qualcuno, non voglio dire chi, ma lei lo sa benissimo, qualcuno sospetta o lascia intendere che lei potrebbe essere dopato. Le fanno male queste dicerie? È un'accusa giusta o infondata? Io rispondo che noi sudafricani come neri, noi dotati, you know what I mean, ok, like a fella, c'è un pensiero che la supporta, che la carica, che la spinge a continuare senza tregua, quando tutto sembra impossibile, quando la fatica è veramente devastante, cosa pensa mentre corre, qual è il suo pensiero più forte, che cosa la trascina, qual è la parola magica che le frulla in testa? No, mio unico pensiero è bagno, go, my friend, go, bagno, it's there, you have to go there, devi arrivare lì, più presto possibile, questo mi dà forza, carattere, convinzione, resistenza fisica e atletica. È questo che la spinge a continuare, questo che le fa stringere i denti? Sì, però non solo i denti, però facci domanda che io devo, fretta, capisco, ok. È stata una scoperta improvvisa questo suo talento o viene fuori da una meticolosa preparazione atletica? Well, merito di questo mio
Successo internazionale. Esatto, mi ha arrestato mia nonna Bachela. Quando io bambino, fare con lei gita fiume Ngube, grande fiume Sudafrica, fiume che scorre verso the sea, goes to sea, non ami, scorre per mare. Noi fare gita e lei dire a me: Corinna, mangia prugna, fa bene prugna, io mangio prugna. Lei dice, mangi altra prugna, vedi che prugna fa bene, io mangio prugna, ok. Then lei dice a me, mangia altra prugna, molte prugna, 5 prugna, 6 prugna, 8 prugna. Io dico, no, thank you, nonna Bachela, basta con prugna. Lei dice, no, mangia, ascolta, prugna fa bene. Io mangio prugna, è la prima volta in mia vita, dopo 37 prugna. Io ho visto da lontano fiume Ngube e ho cominciato a correre verso fiume Ngube e messo 1 minuto 57 decimi, record mondiale di fiume Ngube. Lì mia nonna ha detto a me, tu atleta sai, Coringa, tu atleta, tu avrai successo se tu ti dai a questo sport. E io ho dato questo sport. Grazie, nonna Bachela, wherever you are. Grazie, nonna Bachela. Hey. I love you, nonna Bachela. Yeah, ok. Fammi domanda, fai presto però. Tu mangi prugne ogni tanto? No, io veramente, no, io prugne non ne mangio mai. No, non mi piacciono, diciamo. Tu non mangi prugne, ecco perché tu lento. Se tu mangi prugne, tu maratoneta, atleta, io dico te, sì, fai domanda però. Fai domanda. No, fai domanda veloce. Fai domanda. Scusi, devo andare. Scusi, c'è gara. Scusi, devo andare. Ma dove va? Ma Coringa, dove va? No, è andato, è andato. E Abebe Coringa va e non può fermarlo nessuno. Abebe Coringa è imprendibile. Guardatelo, è lontanissimo, è sparito quasi già all'orizzonte e accelera sempre di più. È un atleta assolutamente straordinario. Eh sì, tra un po' non lo vedremo più, è già un puntino all'orizzonte. Abebe Coringa è imprendibile, inafferrabile, irrefrenabile. Noi l'abbiamo avuto qui con noi allo studio 5 della redazione sportiva. E adesso passiamo la linea allo studio 19, mentre vediamo Coringa che scompare all'orizzonte. Che forza, Abebe Coringa. Ricordatevelo, Abebe Coringa era qui con noi. Ciao Abebe.